Ormai siamo prossimi alla quarta edizione della festa del pane e della pasta. Come ogni anno, prima dell'evento ci riuniamo in una serata conviviale. Ringraziamo la pizzeria San Vito per averci regalato questa bellissima serata. E siamo qui sicuramente nell'interesse di tracciare anche le linee guida del prossimo evento che ci aspetta a Borgata Costiera il 5-6-7 agosto. Infatti siamo tutti qui presenti grazie alla situazione UNAC che ha invitato tutto lo staff, perché la festa del pane non è solo l'UNAC ma è una famiglia, ci sono molti esterni all'associazione che collaborano nell'interesse comunque di promuovere un intero territorio che si chiama Borgata Costiera, di promuovere la nostra enogastronomia attraverso la cultura. Infatti proprio quest'anno ha realizzato l'architetto Cerri Bianco una magnifica scultura denominata Dimensione del Tempo, e in più quest'anno stiamo arricchendo l'evento con tante altre iniziative. Avremo anche l'associazione Tinachea di Erice che presenterà un bellissimo spettacolo di sbandieratori. Naturalmente il nostro obiettivo è quello sicuramente di fare vivere una tre giorni all'insegna dell'allegria, ma rievocando la nostra storia e anche scrivendo la storia. L'appuntamento è il 5, 6, 7 agosto a Borgata Costiera e siamo certi che tutto il territorio sarà presente e catalizzeremo tanti visitatori con l'obiettivo quello che speriamo che questa quarta edizione non sia un punto di arrivo ma sia un punto di partenza. Colgo l'occasione di ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco Nicola Cristaldi per credere in questa importante iniziativa. Ringrazio anche l'assemblea regionale per aver dato il patrocinio. L'appuntamento è per tutti a lunedì presso l'auditorio Mario Caruso di Via Bagno alle 9.30, dove ci sarà la conferenza di apertura della manifestazione, dove saranno proiettati due cortometraggi che sicuramente emozioneranno tutti presenti e che poi alla fine saranno anche visibili nella Piazza del Popolo a Borgata Costiera. Serata conviviale questa sera con tutto lo staff della Festa del Pane e della Pasta 2018. Ci siamo quasi, siamo stasera qui riuniti prima del grande evento. Ormai manca pochissimo, mancano pochi giorni e stiamo lavorando notte e giorno per realizzare la quarta edizione della Festa del Pane e della Pasta, seconda edizione del premio Sulana d'Oro. Io ringrazio sempre l'amministrazione comunale, Francesco Foggia, l'UNAC che ha voluto ancora me nella collaborazione di questa straordinaria festa, che è la festa dell'unione e dell'amicizia. Ne approfitto anche per ringraziare Cerri Bianco per la scultura che ha realizzato e che sarà inaugurata il prossimo 4 agosto alle 18.30 a Borgata Costiera. Inoltre il prossimo appuntamento sarà all'auditorium Mario Caruso lunedì 30 alle ore 10. Vi aspettiamo numerosi, ringraziamo tutte le attività commerciali, ringraziamo tutti gli sponsor che hanno creduto in questa nostra iniziativa. Ah, come ogni anno, insomma, quando ci chiedono di partecipare siamo sempre felicissimi di farlo, perché reputiamo che è una festa, una manifestazione molto, molto bella, organizzata benissimo, per cui faccio complimenti agli organizzatori che seriamente ogni anno ci danno il piacere, insomma, di valorizzare il territorio e di portare un po' di gente, un po' di turismo alla nostra città che ne ha veramente bisogno. Questa festa è l'ambiente intanto, l'ambiente è il fatto che si raccoglie tantissima gente sia del posto che dei paesi vicino. E, insomma, a Mazara questo è stato sempre difficile e quindi loro ci riescono bene organizzandolo in maniera veramente, veramente perfetta. Quest'anno grandi eventi, grandi comici come Toti e Totino che le avremo il 5 agosto, e Francesco Scimemi e Massimo Spada il 6, col 7 con la chiusura di Ernesto Maria Ponte. Ogni anno si va migliorando sempre di più, grazie sempre a un'idea del consigliere Francesco Foggia, al quale io ringrazio personalmente. Vi aspettiamo tutti il 4 con l'inaugurazione della scultura di Cerri Bianco, La Dimensione del Tempo, per poi il 5, 6 e il 7 con le tre serate della Festa del Pane. Ogni anno a Borgata Costiera rimane qualcosa della Festa del Pane, quest'anno l'onore è toccato a lei con la sua scultura, è più la responsabilità o l'orgoglio che si sente addosso?
Diciamo ambedue le cose, responsabilità e orgoglio. La responsabilità, diciamo, per tutta questa, diciamo, grande impresa che, diciamo, siamo riusciti con la collaborazione di tutti a portare avanti, soprattutto col mio impegno, diciamo, come artista, con l'orgoglio. L'orgoglio è davvero tanto, perché riuscire a realizzare questa cosa che era solo un'idea e ora diventa realtà, diciamo, è visibile agli occhi di tutti, è una cosa imponente, è una cosa per cui quante ansie, quante preoccupazioni, quante nottate, quanta progettazione, quante cambiamento in corso d'opera, quante tensioni, quante preoccupazioni, perché se questa cosa riesce o non riesce, parte tutte da un'idea così. Al bar con Francesco Foggia, per cui gli ho detto: Francesco, facciamo un'opera, e cosa hai bisogno? Gli ho detto: trovami la stoffa e ti faccio il vestito adatto a questa cosa. E ora questa cosa, diciamo, diventerà visibile, anzi con l'occasione vi aspetterò tutti il 4 a gratificare un po' di tutta questa faticaccia che per cui si è fatto, e a vivere questo momento di commissione tutti insieme. La dimensione del tempo farà la sua storia, resterà, il tempo passa, vola via, ma l'opera resterà. Ecco, questo è il grande motivo di orgoglio per me e per tutti quelli che la vedranno, e per chi si compiacerà nel vivere un'emozione grande attraverso l'opera. E l'opera si ispira sempre a quello che è il mio stile è quello che si ispira al momento futurista di Umberto Boccioni, per cui le mie linee sono sinuose, morbide, però in queste linee, diciamo, che apparentemente sembrano, magari qualcuno a volte chiede spesso, ma cosa significa, cosa c'è tutta l'emozione di una persona, di un artista, perché è la passione che ti porta a realizzare delle cose, e l'opera nelle linee interne è sempre lo stato subconsciente, quello che viene dall'interno all'esterno, ma l'impressionismo realizzava delle cose per cui dall'esterno tu vedevi l'immagine e disegnavi. Ora qua è dall'interno, sono le emozioni che io vivo e le trasporto all'esterno con queste linee aggrovigliate, movimentate, che rendono movimento, luce, trasparenza, gioco, spazio, eccetera, e sono piacevoli e armoniose. La linea che prediligo è quella a colpo di frusta, per cui questa linea si trova in tutte le mie opere, in tutti i miei lavori. Nella festa del pane c'è questo momento di convivialità in cui tutti diventano partecipi, questo entusiasmo per cui ognuno mette del suo, coinvolto da sempre da Francesco Foggia, che è lui, diciamo, il catalizzatore di questa cosa, e che tutti insieme si condivide, ognuno mette del suo, e diciamo con pochi soldi, perché tutto è fatto con lo spirito della gratuità, del dono. Io l'ho fatto assolutamente con lo spirito del dono, è una cosa enorme che probabilmente non si sarebbe potuto fare, perché soldi non ce ne sono, le casse comunali non c'hanno soldi, non c'è niente, quindi questa cosa diventa anche bella anche per questo, per la difficoltà, per riuscire a collegare anche tutte le imprese, perché per me collegare chi mi dava il calcestruzzo, chi dava il ferro, che giustamente è stato difficile perché c'è stata l'eterogeneità anche del lavoro, delle persone che coinvolte. La Misericordia di Mazara del Vallo è lieta di partecipare a questa edizione della Festa del Pane, e presteremo appunto il nostro servizio per assicurare il sereno svolgimento appunto di tutto l'evento. Ringraziamo gli organizzatori di averci coinvolto e siamo sempre lieti di partecipare a questi tipi di eventi che sono volti, diciamo, a promuovere quello che è il nostro territorio, e specialmente a un evento che si svolge in una borgata che solitamente non viene valorizzata. La Festa del Pane ha preso già il via, e mancano pochi giorni, e dietro tanto lavoro, tante organizzazioni, tanti preparativi, tanti sponsor, tra cui anche il ristorante Pizzeria San Vito, e dei soci Fabio Marrone e Massimo Stallone, che stasera ci hanno regalato una serata come sponsor alla manifestazione. Già loro da diversi anni ci sostengono. E siamo qui riuniti stasera tutta la famiglia UNAC, tutta la famiglia Festa del Pane, perché ormai è questo che siamo diventati. E ringraziamo chi ci sostiene, tutti gli sponsor, ringraziamo l'amministrazione comunale, ringraziamo Ciccio Foggia perché ci ha proposto questa idea e l'abbiamo portata avanti. Manca poco, ripeto, ogni anno è sempre più difficile
ci proponiamo sempre di migliorare, facciamo degli errori ma poi li recuperiamo. Vediamo un poco quest'anno come va a finire, ma penso che il risultato sarà eccellente perché noi ce la mettiamo tutta. Allora, quest'anno per la festa del pane abbiamo una novità, una new entry nell'associazione UNAC di Mazara, il maestro addestratore Pietro Segreto dell'Unione ENCI. Internazionale Cinofila Italiana. Farà degli spettacoli, prenderà parte ad un cortometraggio che stiamo preparando per la stessa manifestazione, il quale farà esibire i cani in occasione della festa del pane. Sono l'addestratore cinofilo da un bel po' di anni, è internazionale cinofilo italiano per cani da utilità e difesa, compagnia sport. Mi esibirò in un piccolo cortometraggio con un mio grigione super addestrato e brevettato, faremo delle tecniche di obbedienza da sport, obbedienza civile, e farò delle tecniche di attacco simulato con la manica, ovviamente. Io ringrazio tutti gli amici che mi hanno accolto per far parte di questo gruppo cinofilo e crearlo. Infatti, con la presenza nazionale pensiamo proprio di creare un gruppo cinofilo a livello regionale per poter interagire anche con le forze dell'ordine qualora ci potessero essere bisogni, come cani alla ricerca o cani anche per quanto riguarda il sociale. Io per esempio ho una Doberman che lavora anche con i bambini autistici o con persone che hanno delle problematiche particolari. La festa del pane si ripete quest'anno, la quarta edizione, dico mancare è impossibile, ogni anno è sempre più fantastico, veramente meraviglioso partecipare a questo evento dove veramente dà vita a tantissime persone, tantissime partecipanti, la gente è stupita più che mai, ma poi sentirli parlare, raccontare di ciò che veramente si vive in quel periodo, in questi tre giorni. Sono stata coinvolta grazie a Francesco Foggia, dove lui l'organizzatore, che mi ha sempre affascinato su quello che sono questi tre giorni di questa festa, di questa manifestazione. Noi come associazione sportiva Team Clavi siamo lì per manifestare la nostra attività su delle bike stazionarie. La nostra federazione Group Cycling esercita un'attività motoria su delle bike stazionarie, dove realmente il nostro entusiasmo viene coinvolto da tante e tante persone per partecipare, immaginare e sognare quello che sia un percorso stradale ciclistico. Quest'anno l'UNAC ha partecipato a un cortometraggio, come è andato? Niente, abbiamo dimostrato giustamente alcune cose che potrebbe fare un cavallo, per dire, a parte il classico controllo che andavamo al passo, poi giustamente abbiamo fatto alcune riprese a galoppo. Per uno che ha passione di cavalli, qualunque cosa fai, alla fine riesce sempre a piacerti. Poi stare a contatto con la natura, stare a contatto con il cavallo, che poi sia un animale che ti piace, alla fine diciamoci che dà un buon risultato.